Ciao amiche amici di Casturbex, buongiorno a tutti. Una piccola intro per descrivere il video di oggi. Quest'anno anche in vacanza non ci siamo fermati e dopo il video della base segreta dei sommergibili tedeschi e quello della funivia più lunga del mondo, vi presentiamo oggi una visita effettuata pochi giorni fa ad un forte della linea Maginot in territorio francese. Si tratta infatti del forte di Saint-Agnès, costruito con un enorme sborso di denaro tra il 1932 e il 1938 e ubicato nell'omonima località in Francia, poco sopra Menton. L'opera è completamente scavata all'interno della montagna e si estende per centinaia di metri con vari locali. Fino a pochi anni fa era liberamente visitabile, perfettamente conservato e ancora con buona parte del materiale e delle attrezzature dell'epoca al suo interno. Oggi si può visitare solo accompagnati da personale dell'esercito francese, militari ben preparati che spiegano perfettamente il funzionamento dell'opera e come si svolgeva la vita al suo interno. La visita è stata effettuata in un gruppo di 20 persone con una guida. Questa guida appunto era un sergente dell'esercito francese e non abbiamo potuto pertanto commentare in modo dettagliato e in tempo reale il video. Le riprese, essendo appunto in un gruppo, non sono particolarmente dettagliate come di solito le facciamo all'interno di queste opere. C'erano appunto altri visitatori, spesso gli ambienti erano abbastanza ristretti e tutto ciò non ci ha permesso di effettuare appunto dei video particolarmente dettagliati. Troverete pertanto una serie di riprese con le didascalie esplicative e la musica di accompagnamento. Quello che va detto è che il forte, conservato nello stato originale, con ancora buona parte degli impianti e anche delle attrezzature e delle armi al suo interno, è davvero affascinante. La guida poi ci ha ben spiegato molti dettagli tecnici sulla struttura, informazioni preziose di cui faremo tesoro anche per le nostre esplorazioni future, nelle opere italiane. Lo stato di conservazione è eccellente, alcuni sistemi audio permettono di riprodurre i rumori dei motori dei generatori e anche quelli all'interno delle camere di tiro. Queste ultime, ovvero presenti i cannoni, i mortai e le mitragliatrici, sono ancora particolarmente curate. Parte dei cannoni è ancora presente nelle cannoniere, troviamo ancora i bossoli e tutti gli impianti di areazione, gli impianti elettrici e di telefonia ancora installati. Sinceramente, paragonando il forte a quelli coevi visitati in territorio italiano, si ha l'impressione che le opere della linea Maginot fossero tecnologicamente più avanzate delle nostre. Lo vedrete anche all'interno del video, dalla quantità di materiale di impianti che erano presenti all'interno di quest'opera. Probabilmente potrebbe essere anche solo una nostra impressione, visto che in Italia comunque è difficile trovare delle opere così ben conservate. Tuttavia, un plauso ai cugini d'Oltralpe per questa bella iniziativa. Se volete, potete visitare l'opera verificando gli orari d'apertura sul sito dell'Ufficio del Turismo, di Saint-Agnès. Buona visione e al prossimo video da Casturbex.